Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori, per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo la pagina dell'informazione questa sera con un servizio che arriva da Monfalcone, un'attività importante delle Fiamme Gialle Isontine al contrasto dell'economia sommersa. Prosegue l'attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Gorizia a contrasto dell'economia illegale e dello sfruttamento di manodopera irregolare. Nei primi 4 mesi dell'anno, le Fiamme Gialle della Compagnia di Monfalcone hanno focalizzato l'attenzione sul commercio di carattere ambulante e in forma fissa. Le accertate dimenticanze di emissione di documenti fiscali a fronte di un ricorsivo versato sono stati pari a 65 su una base di 400 controlli effettuati nei confronti di una variegata platea di contribuenti nazionali ed extracomunitari. Nel periodo di riferimento sono state avanzate all'Agenzia delle Entrate, tuttora in corso di esecuzione, 5 proposte di adozione di misura sanzionatoria, accessoria di chiusura temporanea dell'esercizio, a fronte di reiterate violazioni di mancata emissione di documento fiscale nel quinquennio nei confronti di altrettanti soggetti economici operanti nei settori della ristorazione e del commercio al dettaglio, di abbigliamento e bigiotteria nei mercati rioniali e del Mandamento. Inoltre, a fronte dei controlli in materia di sommerso del lavoro nei confronti di soggetti economici operanti nel settore della ristorazione e della carpenteria manufatturiera, le Fiamme Gialle hanno individuato complessivamente 15 lavoratori in nero e quindi completamente sconosciuti al fisco. I rispettivi datori di lavoro sono stati poi segnalati alla Direzione Provinciale del Lavoro di Gorizia per l'adozione della cosiddetta maxi sanzione, per un totale di oltre 57.000 euro, nonché dell'eventuale provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio. In materia di attività ispettive nel settore immobiliare del Mandamento, le Fiamme Gialle hanno intrapreso 9 controlli nei confronti di altrettanti soggetti percettori di redditi da fabbricati, i quali, dagli opportuni approfondimenti effettuati, sono risultati aver omesso l'indicazione in dichiarazione delle somme inerenti ai canoni di locazione percepiti per un totale complessivo di quasi 100.000 euro di base imponibile sottratta a tassazione. E ci spostiamo adesso a Vittorio Veneto, vi proponiamo ancora un servizio che riguarda una truffa a carico di un anziano. Una sexy ladra abbraccia il sessantenne e gli porta via la catenina d'oro. Abbigliamento provocante, modo di fare disinibito, la giovane si è così presentata lunedì mattina, poco prima delle 10:30, alta 1,60 m circa, capelli neri e lunghi, jeans e maglia grigia scollata, dicendo di avere 16 anni. Ha chiesto informazioni a un sessantenne che all'esterno della propria abitazione stava potando la siepe. Mi scusi, saprebbe dirmi dove abita Antonio? Gli ha chiesto con accento straniero, probabilmente dell'Est Europa. A quel punto la giovane, rotto gli indugi, ha inscenato una moina, gli si è avvicinata e abbracciandolo al collo gli ha detto: Lei mi piace troppo, le andrebbe di fare l'amore con me? L'uomo è rimasto esterrefatto da tale richiesta e pensate, solo dopo aver pranzato, quindi si è disteso sul divano e si è accorto di non avere più al collo la catenina d'oro che così era sparita. E andiamo adesso a Udine, una notte contraddistinta da diversi incidenti. Vediamo il servizio. Nottata di incidenti causati forse anche dal maltempo che ha imperversato, in particolare nella zona del Medio e Basso Friuli, con forti grandinate verso le 2 di notte e pioggia intensa nella fascia collinare in Carnia. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti alle 4 a Enemonzo, in via nazionale, dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo e si è capottato. L'uomo del posto, pur ferito, si è trascinato da solo fuori dall'abitacolo ed è stato assistito dal personale del 118. Non è in pericolo di vita. Più serie, ma non gravissime, le condizioni di una donna che si è capottata verso le 5 a Mereto di Tomba, lungo la provinciale 60. Incastrata nell'auto per le portiere fracassate, è stata estratta dai pompieri. L'equipe medica l'ha quindi condotta in ospedale. E questa mattina, verso le 9, a Udine, nella zona di Cusignacco, all'altezza della rotonda della zona industriale Ziu Zau, il conducente di una Seat Ibiza è finito accanto a un palo. L'automobilista è stato soccorso al 118 e per il rilievo è poi intervenuta la polizia municipale. E andiamo adesso a Pordenone, riguardo un po' quelle che sono le attività di intrattenimento, animazione e spettacolo. Il deposito vuole salvare il concertone. Scatta il conto alla rovescia per salvare il concerto del Motor Psycho, unica data in Italia per la band metal norvegese in calendario al deposito di Via Prassecco sabato 7 maggio. Mancano 10 giorni all'evento e sulle porte del Concert Hall ci sono ancora i sigilli.
Se l'evento saltasse non rappresenterebbe solo un'immensa delusione per i fan, ma un considerevole danno economico per la cooperativa Nuove Tecniche. Si tratta di un complesso straniero, difficilmente si troverà un'altra data. Il sodalizio che gestisce la struttura si è affidato all'avvocato Francesco Silvestri. Quale sarà la strategia? Il legale di Nuove Tecniche traccia la roadmap. Subito dice un incontro con la procura per trovare insieme a tutti gli attori istituzionali una soluzione tecnica che consenta di risolvere il problema alla radice e di proseguire l'attività del deposito nel pieno rispetto della legge senza contestazioni future. Chiederemo quindi di sequestro. Il legale della cooperativa che gestisce la struttura ha acquisito la documentazione relativa al sequestro che ha interessato la Concert Hall e la sala prove musicale al primo piano. Da una prima analisi Silvestri rileva alcune contraddizioni. Nella nota informativa del 15 aprile si fa riferimento a lamentele dei residenti in via Prassecco per il rumore causato dai funerali africani. Tali eventi, osserva l'avvocato, non vengono più organizzati, però da 5 anni. Riguardo agli accertamenti fonometrici, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, in occasione del concerto metal degli Solfi, quando furono rilevati 6 decibel di emissioni sonore, Silvestri ribatte che le misurazioni vennero effettuate, stando alla documentazione, all'interno dell'abitazione del residente, che ha denunciato i rumori molesti, ma con le finestre aperte. Lo sforamento dei parametri acustici, aggiunge l'avvocato, potrebbe essere occasionale, legato solamente ad alcuni eventi eccezionali, sfuggiti a qualsiasi volontà da parte della cooperativa, che ha sempre posto in essere tutti gli accorgimenti per ridurre l'impatto sonoro. Non è detto, poi, che servano ulteriori interventi di insonorizzazione nel locale. Si potrebbe intervenire semplicemente sull'abitazione del residente, con alcune migliorie. Potrebbe essere che la casa non sia stata costruita in modo da assicurare una insonorizzazione adeguata. Mi è già capitato in un caso precedente ed è bastato adeguare i canali di areazione per garantire il riposo e la quiete ai residenti, ha poi concluso lo stesso avvocato. E parliamo ancora di furti con una notizia che arriva da Colleredo di Monte Albano, dove nella notte tra il 24 e il 25 aprile è stato compiuto un colpo grosso alla Freud. I malviventi sono riusciti a penetrare all'interno dell'azienda, da dove hanno sottratto alcuni macchinari e utensili specifici e molto costosi. Sul posto i carabinieri che indagano sul furto, che per modalità e tipo di materiale sottratto potrebbe essere stato compiuto su commissione. E andiamo adesso a Montereale Valcellina, 50 anni dall'alluvione, rimangono i rischi idrogeologici. Il Friuli Venezia Giulia è una regione attenta al territorio e che punta alla prevenzione. Per questo motivo, dal 2014 a oggi, molte opere inserite nel piano contro il dissesto idrogeologico, il cui valore ammonta a 32 milioni di euro, sono state portate a termine nel corso dell'attuale gestione commissariale. Lo ha ricordato la Presidente della Regione, Deborah Serracchiani, intervenendo al convegno dal titolo 50 anni dall'alluvione del 1966, la situazione nei bacini idrografici del Friuli Venezia Giulia e la mitigazione del rischio idraulico che si è svolto all'invaso della diga di Ravedis a Monterale Valcellina. L'evento fa parte del calendario delle iniziative inserite all'interno della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione. All'appuntamento hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio regionale, Franco Jacob, l'Assessore regionale alla Protezione Civile, Paolo Panontin, e alcuni consiglieri regionali. Come ricordato nel corso dei lavori, in Friuli Venezia Giulia sono già state compiute importanti opere per evitare il ripetersi dei rischi idrogeologici. Ne sono un esempio quelli realizzati in Val Canale, che hanno consentito di scongiurare anche di recente quanto accadde nel 2003. Spesso dicasi alla Tisana, dove sono stati compiuti lavori per 70 milioni per mettere in sicurezza l'abitato dai rischi di esondazione del tagliamento. Inoltre la Regione, con la legge 11 del 2015 che regolamenta anche i ruoli nella gestione del territorio, ha rafforzato i buoni rapporti già esistenti con i consorzi di bonifica presenti in Friuli Venezia Giulia e ha dato maggior peso alla programmazione con progetti che guardano al futuro, cercando di evitare interventi di ripristino con costi di molto superiori rispetto a quelli pianificati. Infine è stato ricordato come sia importante l'entrata in vigore della seconda parte del Piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico, cosiddetto Italia Sicura, che con i fondi ulteriori di rilevanza agli interventi della regione più piccole, tenendo conto che il 64% della popolazione più a rischio si trova nel nord del paese.
E ci spostiamo adesso a Lignano, al via la stagione turistica. Lignano inaugura la stagione turistica 2016. La cerimonia ufficiale si terrà domenica 8 maggio alle ore 11 alla terrazza a mare di Lignano Sabbia d'Oro. La cerimonia ufficiale sarà anche l'occasione per consegnare i riconoscimenti agli operatori economici e turistici che con la loro attività hanno dato lustro alla città balneare e al comprensorio turistico. E andiamo adesso ad Aquileia, dove è stata presentata la tangenziale est. Un tracciato di 3,5 km a est del centro storico di Aquileia, dedicato in primis al transito dei mezzi pesanti per far deviare il loro passaggio all'esterno dell'abitato e quindi per contribuire alla massima tutela, fruizione e valorizzazione dei siti archeologici. È questo l'obiettivo della tangenziale a est di Aquileia, in cui il progetto preliminare è stato presentato a Palazzo Belgrado dal presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, affiancato dal vice con delega alla viabilità Franco Mattiussi e dallo staff del servizio viabilità dell'ente che ha realizzato gli studi tecnici. Presenti all'incontro il sindaco di Aquileia, Gabriele Spanghero, il consigliere provinciale Luciano Cicogna, il vicepresidente e direttore della Fondazione Aquileia, intervenuti anche l'architetto Stefania Casucci della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il presidente di FVG Strade Giorgio Damiani e l'assessore regionale alla viabilità Maria Grazia Santoro. Il progetto prevede la realizzazione di una bretella a est dell'abitato di Aquileia, che parte dalla strada regionale 352 e si collega alla provinciale 8 aquileiese, nella località di Colombara. L'estensione totale è di 3,5 km, di cui 3 km di nuova realizzazione e 500 metri di allargamento e ristrutturazione della viabilità comunale che porta alla zona artigianale di Aquileia. La nuova viabilità, che ricade in area a destinazione prevalentemente agricola, è stata pensata per consentire un transito scorrevole. Al riguardo, la gestione dei flussi, in coincidenza delle future intersezioni, sarà regolata da rotatorie, 5 quelle previste in corrispondenza dei futuri incroci, 4 con diametro di 50 metri, una quella sulla 352 invece con un diametro di 44 metri. La nuova strada apparterà alla categoria C2 con una carreggiata bitumata di 9 metri e mezzo, con due corsie di marcia da 3 e mezzo ciascuna e due banchine bitumate laterali da 1,25 metri ciascuna. L'investimento complessivo previsto è di 4.350.000 euro. Bene, gentili telespettatori, era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata.